giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Ecco qua, siamo qui come ogni giovedì a trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo per parlare di varie cose, però prima di incominciare la trasmissione vera e propria, che verterà chiaramente sulla mole di notizie e stampa che c'è, e lascio la parola a Francesco che vi illustrerà un po' di appuntamenti che ci sono in giro, insomma. Partiamo da un dato di attualità, dal fatto che cosa c'è che fischia? Adesso controllo un attimino. Partiamo da un dato di attualità, sappiamo che quel signor, che un signore che è ospite a Verona ha scelto in maniera forse appunto dovuta al successo della trasmissione di esercitare una sua, un suo lavoro nell'intervallo della trasmissione, proprio per non entrare in contrasto e andare in conflitto con noi, e giustamente ha scelto il giovedì perché sa che dal punto di vista religioso nel Veneto il giovedì è un giorno molto importante, e poi appunto per non creare problemi a molti ascoltatori che ci seguono ha scelto di esercitare una sua arte nell'intervallo tra la trasmissione delle nostre. Beh, tutti scherzi, però ha seguito per anni la trasmissione, la sta seguendo anche adesso. Anche le ultime cuffia, sarei con l'auricolare. No, anche le ultime, l'ultima sparata che è venuta fuori, quella che le parrocchie non devono occuparsi di politica, no? È una risposta a quello che stiamo facendo. Cioè diciamo anche che... perché è un'opportunità per loro, sì, non occuparsi di politica e dargli un taglio, perché altrimenti erano scoperti qualcuno. Non è, no, è, per me la cosa è ancora di una maggiore rilevanza, perché in questo senso è come sempre si dico sulla caccia alle streghe. Dicevano, le streghe non venivano uccise da noi perché era il bacio secolare che lo faceva, che poi il bacio secolare dovesse dipendere da qualcuno per avere riconoscimento, per avere l'autorità, per avere anche l'obbligo da parte della Chiesa Cattolica di uccidere le streghe. No, noi non l'abbiamo fatto, erano i laici che lo facevano. E il discorso che ha fatto il signor Ratzinger questa mattina a Verona rientra in questa filosofia, cioè dire la Chiesa è santa, sono i suoi figli che sbagliano, ma la Chiesa essendo Dio non può mai sbagliare, sono gli uomini che commettono gli errori, non sono i principi, non è il criminale di Gesù Cristo con le sue prediche, con le sue parabole che ammaestra i popoli e le genti a commettere queste violenze, no, no. È qualcuno che interpreta male il buon interpreta pensiero. Interpreta male il buon pensiero, vero? È criminale Gesù Cristo. Scannare le persone si può interpretare in un altro modo, non so, fate un po' voi. Ma... sì, ma difatti, appunto, noi lo citiamo spesso la parabola delle mine, in cui dice: prendete, mica lo faccio io, li hanno scozzati gli altri. A parte la parabola delle mine, c'è in Luca, un altro passo che secondo me è molto più pesantino, cioè dalle direttive attraverso le quali diffondere il Vangelo, e dice: vendete la bisaccia e compratevi una spada, tanto per essere chiari, eh. Cioè, questo era in Luca, è una direttiva, e questi passi molto criminali li trovate più che altro, li trovate molto in Luca, proprio perché Luca è un evangelista, è un evangelista di guerra, è affiancato normalmente al Paolo di Tarso, quel terrorista criminale che è Paolo di Tarso, per la sua predicazione evangelica. Va bene, Francesco, cominciamo. Sì, dai. Ecco, ricordiamo un po' di appuntamenti, un po' di cose che sono avvenute. Allora, io do un appuntamento per oggi pomeriggio per chi vuole per le ore 18. Allora, giovedì 19 ottobre, ore 18, alla Libreria Mondadori di Venezia, in via San Marco 1345, ci sarà la presentazione del libro di Federico Moro, Storia a pelo d'acqua, dice racconti veneti. È un libro interessante, gli ascoltatori della trasmissione conoscono benissimo Federico Moro perché è stato anche nostro ospite e ci ha parlato delle sue opere, poi le ha presentate anche in varie conferenze, e soprattutto per quanto la sua trilogia che sta scrivendo, che parlo della voce della Dea e della custodia dei misteri, e un qualcuno che cerca anche di recuperare la profondità e l'ampiezza della religiosità degli antichi veneti. Perciò appunto oggi c'è questo appuntamento. Non abbiamo fatto tempo ad avvisarvi appunto che martedì 17 ottobre c'è stata la presentazione di un vecchio documentario, ben realizzato tra l'altro, sulla civiltà paleoveneta, in cui il documentario, pur essendo realizzato 20 anni fa, è rimasto negli archivi, e riusciva a dare la capacità del legame, dell'affinità, dell'amore degli antichi veneti per la loro religiosità, per la capacità di essere uno Stato, un popolo, una comunità che, oltre a organizzare una civiltà, organizzava anche l'ambito spirituale. E appunto per chi ha avuto l'occasione di vedere questo documentario si rende conto quanto è importante l'aspetto del rapporto con il divino.
C'è stato appunto anche un bel dibattito, perché eravamo presenti io, Ettore e l'amico Pier, e abbiamo avuto discusso molto a lungo con la direttrice del museo di Este, degli antichi veneti, degli aspetti religiosi, degli aspetti storici. È venuto fuori veramente una bella discussione. E con la direttrice, che abbiamo avuto occasione di parlare abbastanza a lungo in privato, abbiamo concordato che a gennaio organizzeremo, in accordo con il museo, una visita guidata al museo di Este, perché ce l'ha detto lei che è il periodo migliore, e di conseguenza noi cercheremo di portare avanti questo programma, questo progetto. Perciò chi vorrà venire con noi a visitare il museo di Este, in cui sarà appunto una delegazione che non sarà soltanto di cultori dell'antico, dell'archeologico, ma anche della capacità, della dimensione religiosa degli antichi veneti, si potrà accodare. Perciò daremo maggiori informazioni. Per chi vuole sempre approfondire, io voglio ricordare un altro appuntamento, che è sempre ad Abano Terme, martedì 24 alle ore 21, nella biblioteca comunale di Abano Terme ci sarà la presentazione di un altro documentario sul Museo Nazionale a Testino. E anche questo qua può servire come documentazione di quello che si può trovare e ritrovare. La biblioteca di Abano Terme ha proposto anche di fare una passeggiata per vedere gli ultimi scavi realizzati in ambito appunto della zona di Este, e vedremo se in primavera ci sarà anche questa possibilità. Veniamo poi direttamente più a noi, più vicini, con un appuntamento che ha maggiore attinenza dal punto di vista religioso con la nostra trasmissione. Domani sera, che è venerdì 20 ottobre, alle 20.30 a Sandrio, in biblioteca comunale, ci sarà la presentazione del libro dell'amico Silvano Lorenzoni, Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. La scelta del Contro il monoteismo in realtà è una modifica che l'editore si è preso rispetto al titolo originale. Però, come noi sappiamo, da noi da 10 anni, perché con novembre sono 10 anni che la trasmissione va avanti, sappiamo che il monoteismo, per sua natura, per sua scelta, per il suo valore intrinseco, sarà sempre legato a uno scontro, alla sopraffazione e alla violenza. E di conseguenza, per forza di cose, anche le religioni non monoteiste, le religioni pagane, politeiste, si troveranno a doversi scontrare, non perché amino lo scontro religioso, anche perché non è mai esistito in ambito appunto pagano e antico lo scontro per religione, ma siccome i monoteisti devono insegnare agli altri, li devono salvare, li devono riportare sulla retta via, il monoteismo appunto fa sempre questo scontro. E di conseguenza, se dobbiamo parlare di scontro di civiltà, lo scontro di civiltà non esiste tra un occidente cristiano e un oriente islamico, ma esiste nel stesso nostro ambito appunto sul valore del fatto che esiste una visione della vita, del mondo politeistica, una visione monoteistica che pensa di andare a rompere le scatole agli altri, per usare un eufemismo e una parola molto semplice. Il libro comunque è stato integrato con qualcosa di interessante, perché sul libro appunto Contro il monoteismo è stato anche aggiunto un saggio sulla religiosità animale. Noi sappiamo, e lo diciamo spessissimo, che gli animali hanno una cultura, hanno una società, sono organizzati, hanno, anche se poi noi siamo andati in rassegna stampa, negli ultimi periodi i quotidiani hanno fornito sempre enormi informazioni sulla dimensione culturale degli animali. Certo che per i monoteisti tutto il mondo è cosa, è inanimata ed è creatura, di conseguenza è sempre cosa spregevole rispetto alla volontà di Dio, perché il monoteista ha soltanto come riferimento il Dio assoluto, il monoteismo in tutte le sue salse, da quella cristiana a quella islamica. E allora è importante riconoscere che anche gli animali hanno una loro religiosità, e il fatto appunto che questo libro, che si chiami Contro il monoteismo, che però venga ricalcato il fatto che esiste anche uno studio sulla religiosità animale, si dimostra com'è diversa la visione del mondo. Allora io do appuntamento a domani sera, biblioteca di San Drigo, biblioteca comunale che è lì in centro, alle ore 20.30, presentazione del libro Contro il monoteismo, con un saggio sulla religiosità animale. Interviene appunto l'amico Silvano Lorenzoni. Per chi ha bisogno di arrivarci, 338 319 77 20, e ci saremo lì domani sera appunto per sentire questa presentazione così importante, così bella, soprattutto proprio perché viene fatta una critica non da un punto di vista laico o ateo, ma da un punto di vista religioso o di sensibilità o di visione del mondo appunto alternativa al monoteismo. Questi sono gli appuntamenti più importanti, altri ce ne saranno, comunque se ne parlerà nelle prossime trasmissioni. Bene, io invece, se Francesco mi permette, se sì, non mi permette, va bene, farò il modo che me lo permette. Vorrei cominciare la trasmissione parlando un po' di notizie varie.